Il mondo guarda a Varsavia. In una casina di caccia l'ambasciatore americano Jacob Beam tratta col rappresentante della Cina comunista Wang Ping-nan per risolvere la crisi dell'Estremo Oriente. Negoziati delicati e difficili. Intanto sullo stretto di Formosa tuona il cannone. La Cina rossa bombarda l'isola di Kemoi, di cui vuole impossessarsi. Gli isolani appaiono sereni pur sotto la minaccia. Confidano che gli uomini di buona volontà sappiano trovare ancora la via della pace. Si lavora a Bari sulle vie della pace. Il senatore Guglielmone, presidente dell'Istituto Italiano per l'Africa, fa gli onori di casa ai delegati giunti da Camerun, Ghana, Liberia, Libia, Nigeria, Marocco, Tunisia, Sudan, Etiopia, Repubblica Araba Unita e Africa Occidentale Francese. Il commissario al comune del Prete illustra gli scopi di questo convegno, volto a collegare economicamente e commercialmente l'Italia con gli stati africani in saldi rapporti di amicizia. Il senatore Guglielmone espone un programma di scambi con reciproco vantaggio, nelle leale interesse dei vari contraenti. Si penetra a stento nella boscaglia lungo le rive del Saramaca, nel Suriname olandese. A fatica l'uomo si apre la via in foreste inaccessibili da secoli. Le modernissime macchine sembrano animali preistorici tornati a vivere nei boschi vergini. Giganteschi alberi vengono sradicati e abbattuti per costruire delle strade. La zona cela tesori che l'uomo vuole sfruttare. Malgrado il progresso, la fatica è grande e la conquista lenta. Ma sulla prima strada aperta in 3 anni di lavoro l'uomo porta i tronchi di legno prezioso al fiume per lo sfruttamento. Primo contributo della natura al tenace lavoro umano. Questa è una gemma del lavoro italiano, la Sicil Motor, modernissima motocisterna da 31.000 tonnellate. Personalità italiane e straniere, tecnici e giornalisti assistono al suo esame di maturità, la prova macchine, ultimo collaudo in mare aperto. Gli ufficiali illustrano a esperti e profani i macchinari e le tubature che collegano le 30 cisterne del carico, che è di 41.000 metri cubi. Tutti i ritrovati della scienza sono a sua difesa e guida. Lunga circa 200 metri supera i 17 nodi di crociera. È una delle petroliere più grandi del mondo. Il cuore che muove questa gigantesca creatura meccanica è un apparato di propulsione Fiat, della potenza di 14.400 cavalli. È stata ottenuta su una sola elica con motore diesel a 12 cilindri a 2 tempi. Speciali accorgimenti consentono un'economia di esercizio. Questo illustra il comandante agli ospiti ammirati. Intanto, la supercisterna fende veloce il mare, pronta e sicura ai suoi traffici di pace. A tutela della pace, gli inglesi hanno creato uno squadrone dei più veloci bombardieri supersonici del mondo. Gli assi dell'ultima guerra formano gli equipaggi di queste ali, che proteggono il lavoro e la serenità dell'Europa. 4 motori a reazione consentono di portare una bomba H su qualsiasi bersaglio. A quota 15.000 ha una velocità superiore a qualsiasi altro bombardiere. Ma all'aria serena, con quel muso da gatto e quelle ali candide. Si brinda a voli sereni. Dall'est all'ovest in 32 ore, 53 persone andranno da Amsterdam a Tokyo, sorvolando il Polo Nord. Il dottor Vogels illustra questa nuova tappa della compagnia olandese, che ha intessuto una ragnatela di servizi attorno al globo. La nuova linea non tocca zone di maltempo. Un vero viaggio di primavera. È in festa a Monte Maggio sulle Alpi Liguri. 6 coppie coronano un sogno d'amore. I figli di papà e mamma Costa, nello stesso giorno e nella stessa chiesa, pronunciano un timido sì davanti all'altare. La gente fa ressa nella chiesetta e fuori. Tutti vogliono vedere Domenico e Natalia, Davide e Maria, Giovanni e Rosa, Lorenzo e Maria, Luigi e Anna, Aldo e Rosa. Nel tiepido sole di settembre sembrano ali d'angelo i veli delle spose. Un po' impacciati i neomariti, non garba loro di sembrar dei divi con quell'entusiasmo trattenuto a stento. Grande entusiasmo a Sondrio per la variopinta sfilata folcloristica che allieta ogni settembre della Valtellina. Sono venuti da 6 nazioni d'Europa per la gaia festa delle tradizioni paesane. Non potevano mancare i carri che rievocano favole di cavalli alati e ci ridanno festosi i pupazzi dell'infanzia. Alcune ore di gaiezza senza il chiasso assordante e forzato del carnevale. Ma la folla attende lo spettacolo, forza e rudezza nel ballo dei montanari. Gioiosità ed eleganza nella tarantella dei Nizzardi. Mentre le fanciulle di Pamplona incorniciano il capo di ghirlande.
Come incorniceranno le donne i loro bei volti nell'inverno in arrivo? Ecco alcuni consigli che giungono da New York. Per il mattino una cloche di visone nocciola con nastro della stessa tinta. Il prezzo? Meglio non chiederlo. Per il primo pomeriggio un alpino con penna, ammorbidito da una velette. Sempre con velette, questo sofisticato tricorno, molto indicato per l'ora del tè. Pietra dura e velette su questa toque da cocktail. Infine per sera nulla di nuovo, la solita pungente aigrette.